Ciao a tutti amici di Discovery and Dual, questa sera ci troviamo insieme a Manuela Puletti, il consigliere leghista della Regione Umbria. Salve Manuela, ciao. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. È un invito un po' particolare perché dobbiamo parlare di una cosa che ha suscitato molto interesse nell'ambiente fuoristadistico sotto questo Natale. E io ho letto un post che voglio riportare qui direttamente, che come ripeto ha suscitato tanto interesse e c'è stato tanto movimento nelle chat, nei siti, parlando di questo argomento. Allora, buongiorno, sono il consigliere regionale Manuela Puletti. Ieri in aula è stato approvato il mio emendamento al testo unico delle foreste, che finalmente come motocross, enduro, quad, vi consentirà di andare a correre tra le nostre bellissime montagne umbrie. Una vittoria sudata ma effettiva, il tempo dell'iter burocratico. Una cosa, un bellissimo regalo di Natale potrebbe essere per chi ama il fuoristrada. È stato un bel regalo di Natale, sicuramente sì, ma lo è stato anche non solo per chi pratica fuoristrada, ma anche per i cacciatori, per i cercatori di funghi e per tutte le persone che, come è giusto che sia, vogliono vivere il bosco e vogliono coltivare quella che è la loro passione, a prescindere da quale questa possa essere. Non è stato così un percorso liscio e trasparente, come si può ben immaginare dai risultati post-approvazione, perché quando si parla comunque di cambiamento c'è sempre qualcuno che viene che gli si altera un po' l'equilibrio e di conseguenza non siamo stati esenti, o meglio non sono stata esente da qualche critica, ma critiche secondo me che sono andate piuttosto non tanto sui contenuti quanto semplicemente su delle posizioni politiche che per fortuna sono diverse e quindi in realtà lasciano un po' il tempo che trovano. Quanto lei ha letto prima, sì, è sicuramente il post che io ho fatto subito dopo l'approvazione e che seppur un pochino ci abbiamo messo in più rispetto al previsto, dal 1 gennaio in Umbria chi pratica motocross oppure anche, o meglio, enduro. Ecco, anche qui volevo fare una precisazione perché anche nel post era riportato motocross. Si pratica solamente nelle piste e con le moto che non sono targate, mentre invece l'enduro è proprio una cosa regolamentata dal codice della strada, quindi con la targa, bollo, la moto deve essere in regola col codice della strada. Il mio riferimento era chiaramente alle moto in regola e che, come giusto che sia, d'ora in poi potranno praticare il bosco in maniera tranquilla, senza incorrere in sanzioni, ovviamente qualora il sentiero, la mulattiera o il viale parafuoco non sia chiaramente indicato una tabella, non vi sia una tabella che ne impedisce l'accesso, perché qualora è tabellato ci mancherebbe pure. Ecco, siamo un po' titubanti perché di solito politici ci dicono una cosa, poi dopo dietro c'è il rovescio della medaglia. Quindi facciamo un po' un punto della situazione più preciso, esatto, per capire meglio. Allora, in Umbria esiste tuttora una legge che è la numero 28 del 2001, dove si cita all'articolo 7 che è vietato praticamente andare in fuoristrada. È così, cioè un riassunto un po' di questa legge, come dovrebbe funzionare? Quella legge, come giustamente diceva lei, è una legge del 2001, di conseguenza di più di 20 anni fa. È chiaro che le esigenze anche della società cambiano le passioni, cambiano comunque anche gli equilibri della comunità stessa e di conseguenza credo che anche le leggi debbano essere aggiornate e modificate laddove ce n'è chiaramente necessità. Io sono stata contattata in gran parte da cacciatori, ma poi anche da appassionati di enduro, che sulla interpretabilità di questa
questa legge, che poi era il nocciolo della questione, perché questa legge è composta da diversi articoli. Io sono andata a incidere l'articolo 7 al comma 3, il quale è composto da diverse lettere, la lettera A, la lettera B e la lettera C. Nella lettera A si specifica che la circolazione di veicoli a motore è vietata su strade di accesso ai servizi e attività all'attività agropastorale, agrosilvopastorale, qualora siano contrassegnate da tabelle. Alla lettera B invece si parla di una circolazione vietata su sentieri, molattiere, viali, parafuoco, ma non c'è scritto se previo tabella o meno, semplicemente si mette un punto dopo viali, parafuoco. Quindi non si riesce, fino adesso non si riusciva a capire se la circolazione era vietata nei sentieri, nelle mulattiere, nei viali parafuoco, quelle tabellate o non tabellate. Ed è lì che nascono infraintendimenti, che nascono i ricorsi, che nasce un'interpretazione legislativa che la trovo anche normale, perché oggettivamente il testo non era ben chiaro. Quindi noi siamo semplicemente andati ad intervenire aggiungendo tre parole, ovvero alla lettera B la circolazione è vietata, la circolazione di veicoli a motore è vietata su mulattiere, su sentieri, viali parafuoco che sono contrassegnati da tabella. Io ho semplicemente aggiunto contrassegnati da tabella, come nella lettera A che c'era già di per sé. Quindi tanto rumore per niente. Per poco, per tre parole. Cioè. Esatto. Quindi però di fatto cambia tantissimo, perché io quindi dal primo di gennaio posso in Umbria ovviamente circolare in fuoristrada in qualsiasi posto dove non ci sia un apposito divieto. Esatto, ma poi fondamentalmente è quello che quotidianamente facciamo tutti quando guidiamo la macchina. Giusto. Perché io so che posso accedere o meno ad una strada se ho un segnale che me lo rappresenta. Posso sapere se è una ZTL, se è una strada a senso unico, se c'è un divieto d'accesso, in che modo. Solo se ho un segnale stradale che me lo indica. Sì. E la stessa identica cosa è quella che deve essere normata e che dal primo gennaio sarà così anche nei boschi umbri. Bello, mi sembra una bella apertura per il nostro mondo, per il fuoristrada in generale. Quindi potremmo anche noi andare nei sentieri, nelle mulattiere senza incorrere in sanzioni, a meno che ovviamente uno non vada in posti dove ci sono le tabelle, che lì è vietato e quindi lì non può andare, però per tutto il resto io posso circolare. Assolutamente sì, chiaramente nel pieno rispetto delle normative vigenti, nel pieno rispetto dell'ambiente, ma questo nessuno lo mette in discussione e in dubbio, però sicuramente c'è stata da parte di questa giunta e da parte del partito che rappresento, visto che sono stata io la firmataria dell'emendamento, un'apertura a questo nuovo mondo, sicuramente moderno, sicuramente anche ambizioso nel senso positivo del termine, perché credo che possa aprire anche a un discorso di turismo, ad un discorso di sviluppo economico, per cui l'Umbria, se utilizzando le sue peculiarità con una politica intelligente, nel pieno rispetto, ripeto, assolutamente dell'ambiente, possa sicuramente far bene anche sotto questo aspetto. Penso, lo penso anch'io e credo, perché molti appassionati di fuoristrada, ma non solo di moto, ma anche di jeep, di quad, trovando questa apertura in Umbria sicuramente si potranno riversare nella vostra regione e verranno a mangiare nei vostri ristoranti, verranno a spendere i soldi nei vostri alberghi, quindi ci sarà sicuramente anche un incremento a livello, un indotto economico non indifferente, probabilmente. Questo sì, è chiaro che è un percorso che si sta avviando adesso e che non sarà sicuramente domani, ma da un punto di vista politico la visione a lungo raggio si va sicuramente verso questo indirizzo. Ci sarà da lavorare su alcuni aspetti, sicuramente da andare a normare altre situazioni, questo sì, però il percorso iniziato, cioè l'obiettivo finale del percorso iniziato, è sicuramente quello. Bene, benissimo. E un'altra domanda. Per quanto riguarda invece le tabelle, i divieti che ci sono, che sono esistenti e quelli rimangono, in realtà ci può essere qualcuno che può
mettere dei divieti in più. Cioè io, ad esempio, io comune di Spello, faccio un esempio tanto per citarne uno, non voglio che la circolazione fuori strada sia ammessa nella mia circoscrizione, nel mio comune. Posso mettere dei cartelli, una tabellonistica apposta per vietare questo? Sì, sicuramente sì, nel senso che chiaramente ora la palla passa ovviamente ai comuni, va fatto però un passo indietro, nel senso che nel momento in cui io ho presentato questo emendamento da parte della regione c'è stata anche una copertura nella legge di bilancio che abbiamo approvato, che è di 10.000 euro, che possono essere tanti, pochi, lo vedremo con il tempo chiaramente, intanto ci sono e se necessario e se i comuni lo riterranno opportuno potrà usufruire, quindi non a spese del comune ma a spese chiaramente della regione Umbria, qualora chiaramente il comune ne rivendichi una necessità. Ci potrebbero essere, penso ad alcuni sentieri che magari hanno necessità di essere diciamo così salvaguardati, non ho nulla in contrario, ci mancherebbe pure, certo, nel senso, certo, comunque nessuno vuole andare ad intaccare o ad invadere l'ambiente meraviglioso che c'è in Umbria, semplicemente volevamo normare una situazione che lasciava spazio troppo all'interpretazione, che non era aggiornata rispetto alle necessità attuali della società umbra, della realtà comunque sia, e anche rispetto a degli sport e delle passioni che stanno maturando, che sono giustamente da incentivare e da stimolare, come ad esempio l'enduro o comunque sia anche il quad o gli stessi cacciatori, che ci sono persone anche di una certa età che hanno anche difficoltà, ma perché dobbiamo privarli di poter praticare quella che è la loro passione. Quindi sicuramente andremo, c'è una visione su questo, da questo punto di vista. I comuni hanno dalla loro l'indipendenza, l'autonomia di poter tabellare laddove c'è necessità. Però ripeto e ci tengo a sottolinearlo, oggi nel momento in cui non c'è una tabella c'ha ragione il motociclista e c'ha però ragione anche l'istituzione, le forze dell'ordine che fanno la multa, perché la legge è interpretabile. Certo. D'ora in poi con questo emendamento la legge non è più interpretabile, quindi c'è una rigidità rispetto a un testo normativo, per cui d'ora in poi si sa che nelle mulattiere, che nei sentieri o nei viali parafuoco, se non tabellati, la circolazione di veicoli a motore è permessa. Cosa che prima qualcuno diceva di sì, qualcuno diceva di no, oggi, dal 1 gennaio, è fatta chiarezza. Sì, benissimo. Mentre invece, per gli organizzatori di eventi, non so, prendo ad esempio in Umbria ci sono famosi degli eventi, oltre a tante anche gare regionali di enduro, però ci sono degli eventi adventuring che sono il Queen Trophy piuttosto che il Rally dell'Umbria. Come si devono loro, cioè che cosa cambia per loro? Dove ad esempio ci sono delle ZPS o delle zone SIC oppure nell'attraversamento di parchi, dove non ci sono comunque sia tabelle, loro sono costretti a chiedere lo stesso i permessi, è cambiato qualcosa? Allora, questo è magari un passaggio che possiamo e che proverò ad approfondire successivamente, nel senso che ad oggi ciò che è cambiato semplicemente la circolazione dei veicoli a motore nelle mulattiere, nei sentieri e nei viali parafuoco, ovvero la lettera B del comma 3 dell'articolo 7. Io ho inciso solo su quella. Quindi ciò che cambia è semplicemente la circolazione in queste situazioni, sì, che vi ho elencato. Per tutto il resto non ho emendato niente e di conseguenza tutto il resto che non riguardi la lettera B del comma 3 dell'articolo 7 resta tale e quale a come è adesso. Okay. Sicuramente attraverso anche degli interventi e dei confronti che ho avuto in questi giorni con alcune società di enduro, con alcune diciamo con alcune squadre che insomma sono particolarmente attive nei territori umbri,
Mi hanno sottolineato anche queste, diciamo, divergenze rispetto all'organizzazione delle gare. Ad oggi non cambia niente, ma non è detto che diciamo, potremmo fare chiarezza anche da quel punto di vista lì. Bene, benissimo. Sì. E l'ultima domanda, per poi dopo non le rubiamo più tempo. Allora, abbiamo notato anche una cosa, essendo frequentatori del fuoristrada, appassionati di fuoristrada, che in questi ultimi anni ovviamente ci sono state tante calamità naturali che hanno coinvolto varie regioni, soprattutto nel centro Italia. Un motociclista di solito tiene puliti i sentieri dove passa e conosce la zona dove abita, che frequenta. Potrebbe essere anche un domani, una cosa un po' futuristica, che possono essere costituiti dei gruppi per aiutare, non so, la protezione civile, i comuni, proprio in queste situazioni di disastri o di calamità naturali, ma anche se no, anche solamente per andare a ricercare una persona che si è persa nel bosco. Cioè, con una moto o con una jeep si fa molto prima arrivare in posti un po' difficili da raggiungere. Guardi, io la ringrazio per questa domanda, perché mi permette un po' di rispondere anche ai pregiudizi che ci sono nei confronti dei motociclisti da parte di alcune associazioni di ambientaliste che hanno sollevato la questione, preferendo a un confronto, diciamo, personale, come stiamo facendo adesso, attraverso comunicati stampa anche molto irruenti, a dimostrazione che magari il confronto era più difficile da portare, visto che comunque siamo andati semplicemente a fare chiarezza su una norma. Però ho notato veramente un pregiudizio, a parer mio, inesistente, cioè che esiste ma che non rispecchia, sì, chiaramente il mio pensiero nei confronti nella categoria che anche lei rappresenta. E questa sua chiave di lettura onestamente non l'avevo considerata, ma la trovo sicuramente un valore aggiunto al lavoro che è stato fatto. E se c'è la possibilità da parte anche della Regione Umbria di costruire dei gruppi che possono aiutare la comunità umbra, considerando anche il fatto di come l'Umbria è morfologicamente messa, perché comunque e purtroppo i terremoti, siamo una terra soggetta a terremoti, siamo una terra che ha registrato purtroppo negli ultimi tempi anche diverse alluvioni, lo stesso Alto Tevere con un vertice di Pietralunga di recente, ma sì, comunque sia via via hanno interessato varie parti, vari comuni umbri, quindi sicuramente è un aspetto che potremmo, cioè che io approfondirei molto molto volentieri. Va chiaramente strutturato, va capito come inserito, ma non è assolutamente da sottovalutare. Benissimo. Allora, noi la ringrazio io da parte di tutti i motociclisti, fuoristradisti, soprattutto della Regione Umbria, per questo emendamento, per questa legge che lei ha fatto, che ha sostenuto, e che ci permetterà sicuramente di godere un po' più un fuoristrada nella vostra regione. È una legge di buon senso, che cerca di far convivere delle realtà che è giusto che vivano all'interno di un bosco, perché comunque il bosco, la montagna, la collina non è proprietà privata di nessuno, e quindi come alcune persone hanno la passione dell'escursionismo, ben venga, altre persone hanno un altro tipo di passione, che nel rispetto dell'ambiente e delle leggi che ci sono è giusto che appunto approfondiscano la loro passione nella stessa maniera che fanno, diciamo così, altre categorie. Questa apertura è molto importante e speriamo che venga accolta anche da altre regioni o da altri assessori. Alcune regioni già l'hanno messa in pratica, mi riferisco al Veneto e alla Lombardia. Vero è che ci sono delle sfaccettature diverse rispetto alla nostra, al nostro emendamento, sì, alla nostra legge, ma tutte e tre partono da una chiarezza normativa.
nel senso che la circolazione è vietata laddove viene la circolazione di veicoli a motore è vietata laddove è contrassegnata da apposite tabelle. Sì. Questo mette in comune, diciamo, Veneto, Lombardia e ora finalmente anche l'Umbria. Poi nei dettagli e nelle accezioni magari ci sono delle sfumature diverse, ma il nocciolo della questione sicuramente ci siamo ispirati a delle realtà che penso l'Umbria ha tutto da acquisire dalla Lombardia e il Veneto. La ringraziamo e grazie per averci seguito. Alla prossima. Grazie a voi e grazie ancora per l'invito. Grazie.